Jambo, mimi naitwa Padre Onesimus Kamau della diocesi di Nyahururu in Kenya. Sono il parroco della parrocchia di Dondori, nonché il direttore della scuola che si chiama Santa Cecilia Community Learning Center in Dondori. Santa Cecilia Community Learning Center, anche come il nome dice, porta il suo motto che è Much More Than a School, molto più di una scuola, perché accoglie asilo nido, l'asilo, scuola elementare e scuola media. Fuori Santa Cecilia abbraccia il territorio, permette ai giovani di venire lì per la formazione professionale. Alcuni non hanno il mestiere, vengono come braccianti e quindi gli offriamo la possibilità di formarsi nei corsi tipo di muratore, falegnami, idraulici e dopo 6 mesi abbiamo un protocollo di intesa con il Politecnico Nazionale, gli diamo anche di certificarsi come un riconoscimento che si sono addestrati in un mestiere. Quindi Santa Cecilia è un centro tramite il quale il territorio si sviluppa in tanti modi. È un progetto globale che abbraccia tutti. Quando completavo la scuola secondaria sono caduto malato. I medici si erano rassegnati, i miei familiari vedevano forse non c'è più niente da fare. Poi mio papà ha deciso di entrare in una farmacia. Magari potevano dare qualche cosa per calmarmi, così potevamo arrivare almeno a casa, invece di morire nel mezzo pubblico. Ma lì c'era un medico che fissò il suo sguardo su di me in maniera molto particolare e chiese informazione cos'è successo. Quello signore disse che potevamo dormire a casa sua quel giorno, che indomani mi poteva fare il controllo. Lì in Kenya c'era l'outbreak del tifo, come era una malattia nuova. Lui controllandomi ha trovato che avevo questa malattia e le cure che ho ricevuto mi sono ripreso in 2 giorni. E lì mi chiedevo che cosa anche io farò nella mia vita, quale sguardo posso porgere su alcune realtà, alcune persone e non ignorare la realtà che loro stanno vivendo e poi dare speranza o anche cambiare e deviare questo destino, come Abba dice, inclemente. Diventando sacerdote in Kenya, quella cosa che mi ha chiamato alla vocazione sempre la sentivo dentro di me. Quindi il ritorno in Kenya e seguire i lavori di Santa Cecilia, essere il coordinatore del progetto, corrispondeva alla mia chiamata, a quello che sempre ho desiderato di fare, di intervenire se è possibile riorientare il cammino di qualcuno che ha bisogno dell'intervento. E questo progetto a Dondori corrisponde esattamente a ciò che ho sempre desiderato.